Maledetta peronospora, maledetta. Allora ragazzi, rifacciamo un video completo per vedere come si può combattere la peronospora del pomodoro, perché posso assicurarvi che una volta che si è avventata sul nostro campo di pomodori ce lo distrugge. Quindi sempre prima la prevenzione di fare la lotta. La prevenzione è obbligatoria, è il toccasana della pianta del pomodoro, che poi non è che attacca solo il pomodoro, la patata, la melanzana, le patate le distrugge. Quindi quando abbiamo impianti come questo qua, intensivi, non ci possiamo assolutamente permettere il lusso che la peronospora ci si avventa sulla pianta, perché una volta che inizia, ragazzi, non si ferma più. I prodotti biologici ciao, ma neanche i sistemici. Buttiamo interi campi, e lo sapete che c'è? Che uno non se lo può permettere. Qui, ragazzi, ci si tira fuori lo stipendio, dipende la nostra vita, il benessere della famiglia, e quindi bisogna sempre fare prevenzione. Come si fa? Un attimino, vediamo prima la peronospora, i danni che fa, riconosciamola bene, dai! Parliamo oggi velocemente della peronospora sul pomodoro. È una patologia fungina che interessa tutti gli organi vegetativi della pianta, foglie, stelo e frutti. Inizialmente la patologia fungina si presenta come stiamo vedendo qui, in questo modo qua. La foglia inizierà dal suo verde bello brillante a decolorarsi, a presentare queste macchioline che tendono al giallino. Le macchie sono sempre irregolari, molto ampie. Pian piano la malattia prosegue il suo processo e queste macchie diventeranno sempre più grandi e sempre più gialle. Se ci sono condizioni di alta umidità sulle zone colpite, può anche presentarsi una muffetta bianco-grigiastra. Le macchie poi pian piano saranno sempre più gialle ed inizieranno a comparire le zone necrotiche. Che cosa significa necrotiche? Significa che iniziano a disseccarsi, come stiamo vedendo in questa foglia qua. Quando gli attacchi sono forti e noi non poniamo rimedio, si ha una debilitazione della pianta, ci sono interi palchi fogliari che iniziano a seccarsi, come stiamo vedendo qua. E la patologia inizia dalle parti dei palchi fogliari più bassi e si sposterà verso l'alto. Anche i rami non sono risparmiati da questa patologia fungina, iniziano a presentarsi delle aree depresse che iniziano a diventare prima marroncine e poi seccheranno, necrotizzano. Questa patologia fungina può anche colpire i frutti verdi, che si presenteranno con delle macchie circolari lucide di un colore verde olivastro. Le condizioni di proliferazione di questa patologia fungina sono alta umidità e temperature che stanno tra i 20 e i 25 gradi. Come possiamo difenderci da questa patologia fungina? Siccome prospera nelle zone umide, cerchiamo di rispettare i sesti d'impianto. Non facciamo piante troppo folte o fitte, perché lì, se c'è umidità, la patologia fungina può proliferare molto più facilmente. Possiamo eventualmente andare a sfoltire quelle piante dalle femminelle se sono a crescita indeterminata, ad esempio. Occorre sempre fare prevenzione contro le patologie fungine. Quando noi notiamo il danno, però, possiamo cercare di porre dei ripari. Come dobbiamo fare se abbiamo la possibilità? Andiamo ad eliminare le foglie malate colpite, le allontaniamo dal nostro impianto e poi successivamente andiamo a fare un trattamento a base rameica. E allora che dobbiamo fare? Subito la piantina a trapianto, quando è piccolina così, quando sono passati 7-10 giorni dal trapianto, la piantina si dice attecchito, che vuol dire che le prime foglioline che sono nate nel momento che noi l'abbiamo messa a dimora, quindi erano lì, l'abbiamo trapiantata e aveva queste 6-8 foglioline, sono diventate nerastre e la piantina inizia a fare il nuovo germoglio verde, la piantina oramai è attecchito, non ha più paura di niente, ha solamente paura delle patologie fungine. Allora, appena attecchito, ripeto, 7-10 giorni dal trapianto, un bel trattamento a base di rame. Che posso consigliarvi un trattamento che funziona? La zeolite.
la zeolite in aggiunta al rame e zolfo. Potete utilizzare ad esempio lo Zoram, che è biologico. Insomma, quando voi unite la zeolite, che già di per sé ha un'azione antifungina, riesce a moderare l'assorbimento dell'acqua e dei prodotti concimi e fogliari, piuttosto che i trattamenti sulla foglia, e questa ha una marcia in più, perché la zeolite fa sì che insieme al rame, quindi farete un unico trattamento, rimane più persistente sulla pianta e avrà un'azione più forte, più potenziata. Quindi zeolite e Zoram, ad esempio, va benissimo. Potete fare uno, due trattamenti distanziati di 15 giorni dopo il trapianto con questa soluzione zeolite e rame, o zeolite, rame e zolfo. Dopodiché potete fare tranquillamente dei trattamenti così, abbattenti, a calendario, con il bicarbonato di potassio. Il bicarbonato di potassio è spettacoloso, è un antifungino a largo spettro, quindi cercherà di bloccare le patologie fungine che vogliono chiaramente avventarsi sulla nostra pianta di pomodoro. 5 grammi ogni litro di acqua, distanziati 7-10 giorni, e dovremmo aver risolto i problemi. Però in qualunque momento noi vediamo la fogliolina che c'ha quella macchia color olio che diventa gialla, che tende a necrotizzare giù di nuovo rame. Non dobbiamo far prendere il sopravvento alla peronospora, altrimenti buttiamo i pomodori. Quindi mi raccomando ragazzi, prevenzione contro la peronospora sul pomodoro è come il cancro, non perdona. E prodotti biologici, dobbiamo portare sulle nostre tavole i frutti, sì, belli, grandi, saporiti, ma anche genuini. Questa è la nostra salute e vi voglio bene anche un sacco, va. E quindi ci vediamo al prossimo video. Prodotti bio, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao.